Check radio. Sto andando. Non ho Sei fatto tutto il scemo? giro. Ma sei scemo? Ce l'ho qui la macchina di pattuglia. Ah! Vabbè, vai, ci stavo, mi sto già avvicinando. E c'è un sequestro anche qui, eh? Non so. Quasi Vabbè, sono a sono noi. città. Vabbè, vai, ci stavo. Sono sotto il ponte, sto. Quindi, tranquillo. Quante mosse. Avevo la mia Ferrari, l'avevo già distrutta. Riccardo Esposito. Distrutto, non fate caso alla mia brucia la modina che ho distrutto, non sono che ho portato 200 a Salve. Lei come si chiama? Dimmi solo come ti chiami. Riccardo. Ah, ok, non ti preoccupare così. È solo perché non mi ricordo i nomi vostri. non ti chiamo in servizio. Non lo so, nemmeno io vivo in servizio. Vabbè, comunque io sono il tenente, comunque piacere. Vabbè, Riccardo, non ti preoccupare, nemmeno io vedo dal GPS. Lo so. Vabbè. Basta che ci sentiamo per radio. Ecco, così. Vada, tranquillo, vada tranquillo. No, dopo più tardi vengo, non ti preoccupare, vai tranquillo. Cioè, raga, questo sarebbe un modo per mettere le macchine, non si chiama il sequestro, cioè. Aspetta, questa la devo capire. Vediamo un po' questa macchina di chi è. Mo' ma dato, mo' non marai più. IIL P9 325. Non è registrato su nessun veicolo.
Strano. Dici che non è di nessuno sto video. Un po' strano, raga. Cioè, questo c'ha due macchine. Fa il parcheggio qua. Bah. Uè, bello! Infatti sì, è bello. Salve! No, sono altri due. Ma
hai il medico tu? Medico. Eri? O no? Allora, perché stai rogno tra voi? È che sto parlando col pazzo simpatico, no? Si tu un coppa a moto, vabbè. So io. Taglio. Oh, ma che è successo? Perché sei in demire, cimo? Ah, va buoni, rimango a caio allora. Poi se qualche cosa vengo pure io. Ma tutto a posto? Ma è normale che i poliziotti usino parcheggi per parcheggiare macchine proprio a Int? Cioè, te sto Riccardo, te ne due macchine. Tutte e due parcheggiate in da cosa la polizia. Boh. Boh, fanno G. Dani. Sì, però se qualcosa stiamo organizzando più lontano. Ma no, vado a congiare un attimo a Batmobile. Ci aiuta buona ieri, compa. Perché? No, mi ha scoperto Sam senza freni, ci aiuta buona. Va buona, yeah. Frate, fammi fare una gira per l'illustrazione, che si sennò qua rormono, lo che bi. Vieni a bere, vieni un attimo ospitale. No! Cioè, si hanno fottuto la macchina mia. E la macchina mia, però. Un attimo solo. Come si sente? Aspetta un attimo, sto finendo il benzina, mannaggia. Un litro di benzina, già rimango là. Una ciccia porca di quella mizzica. Si chiude. Non c'è rimasto per.
Come se sta motorino c'è un po' di benzina qua. TSH, vediamo qua. Fanculo. Niente, pure questo, raga. Niente, raga, proprio una cosa. Cioè, tutti quanti senza benzina. Buongiorno. Sei ciccio? Bella, bella. Bella proprio. Ha preso tanti soldi. E non bozza, non basta in servizio. Non ne capisci. Ah, ok, grazie. Ok. E che sta senza benzina sta mai? Ho fatto una gira così per qua. Vabbè, sì. È una bestia. Vippa là. Bella, comunque cammina come una rannata, compa. Mo è vippa questa. Ah, vabbè, comunque cammina come. Ah, te ne pure nato come la tua. Però prima non era vippa, ma è diventata vippa. Però te ne pure nato uguale la tua. Quello là. E Riccardo. Bianca. No, uguale proprio colore pure. Ma c'è uscito una poco male. Ah. Vabbè, dai, vado a trovare un passaggio per andare in centrale. Grazie. La moto, là. No, chi lo la maglia celeste che sento cartello, Chi le sento cartello che la maglia celeste? No, non sto parlando con te. Ah, ok, scusami. È venuto in terra o ospedale, si è fottuta la macchina mia. Disse... Ma pure Vicenza se ne aiuta in da polizia? Sì, sta con me. Ah, ok. Ma perché stiamo insieme, c'è stato tutto il tutto. Ah. Ah, mi piglio tutti i max se ne ha da ora, compa. Ma che fine ha fatto? Ma chi? Ma io guardavo. Ma chi che fine ha fatto? Tutti i max che tenì. Ah, giù dove va la mezza, perché è finita la benzina. Ah. Grazie, ciccio. Sembra l'armeria stanno.
Vai tranquillo, cucciolo. Un attimo benzina qua. Così siamo 100-100. Affermativo. Come, scusa? C'è una rapina. Grazie a tutti. Abbiamo delle armi veramente pesanti, quindi... Sono vai tu dall'altra parte, io vado soprattutto.
si avvicina che sparo, Stefano. Si avvicina gli sparo. Stai tranquillo, sto pure da quest'altra parte. Fai perimetro, che sta una sopra che sta camminando qua. Guarda che io se ne devo andare. Oh, c'è troppa gente che cammina qua intorno, raga. Che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Spari a... Ma io non lo so se sto creaturi... Ma chi c'hai se sto creaturi in te? Ho pensato con la moto. Dimmi, dimmi. Se tornano di andare lì. Sono là. Li vedo. Devo andarsene. Dove mi ha rapinato, hanno fatto stessi visti qua. Poliziotto. Io sono il tenente, non sono un poliziotto, comunque dimmi. Una tanto che passa non gli sparo, Ma cazzo spa? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo? Ma raga, ma questo veramente sta a fa? Io adesso ero fuori servizio, perché ci avevo sparato? Dovevamo fare ben più. Perché è zona interdetta. Basta dirlo. L'avevo scritto. Ho fatto Stefano, no? No, negativo, negativo. Sparo? No, negativo, negativo, non sparare, lasciali andare. Mi sparano, mi sparano, mi sparano. Fatto uno, tango. Fatti tutti e due. C'è stato un altro, c'è stato un altro. Fatto pure l'altro, fatto pure l'altro. Fatti tutti e tre, fatti tutti e tre. Vada medico, davanti a noi, medico. Oh. Sparano. Oh, sono un netto di merda con... Posso sparare questo qua con la moto, per favore? Da dove sono arrivati i proiettili? Chi è quello con la moto? Sono spraghi se passano di nuovo, certo, così. Possiamo? Possiamo parlare rapido. In fase di fuoco su qualsiasi okay. Vabbè. 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 Un attimo. Sparano, sparano, sopra. Così. Questa arma fa furia. Stefano, ma sono io su sto detto qua rosso? Così. Okay.
La Supra sta sparando comunque. Dov'è sta Supra? È qua fuori al 109. La SMG, ma la SMG di mezzo non c'arriva niente. Oh, che ti spara? Stefano, sono io. Scusa. Oh, yeah. Torna con la prosciutta, torna. Senti, scendo, vengo nel M4 la K, poi io sparo. M4. Sparami. Posso andare a capo? No, ne venivo. Come guapo? No, lascialo. Poi la torre, qua ci sta. Poi sta messo qua con la moto. Si nasconde. Vado a fare un giro con la KT. Cazzo. Supra, ritorna. C'è troppa gente. C'è che non mi forzi ora. Torno sul tetto. Dove sta l'altro che sparato? Un tetto. Di fronte a noi sul 119. 119. Come cazzo lo prendiamo? Non c'è lì un dubbio. Vabbè, diciamo che intanto qui deve venire. No, torna da sopra, torna. Comunque gli aveva bucato tre ruote alla sopra, mica vederlo. Qualcuno sa se ci stanno scalette per salire al civico 118 da sopra qualche casa? Sì, ma non la controllerà nessuno, sorry. Non lo so, non c'è niente. Ah, operiamoci una pressione. Che facciamo? A questo punto dobbiamo prendere l'M4, perché con le mitragliette non ci arrivano i colpi. Che facciamo? Lo so. Nessun bene di avvicinare. Non si avvicinano. Staremo qua fino a stanotte, che te devo dire? Oh, ci stavano con la moto, dietro al negozietto, dietro al negozietto. Cretino, so io! Oh! Che cazzo, però moto. Dillo, no! Ma perché, scusa, non morite? Ma buona. Dillo, cazzo. Guarda, proprio cretino, guarda.
siamo qua fino a stasera? Che decidi con chi mosso, capito? Che non posso anche più calare. Oh, c'è un altro modo, c'è un altro modo, sto vicino. Sparate, sparate, sparate. L'ho investiti. Spariamo? Che spara, ma che stanno facendo? No, raga. Sono morto. No, io non faccio un cazzo perché sinceramente ora non si fa così. Arriva da su. Ok, ho fatto uno. Uno sulla moto. Ho finito il PSMG. Basta. Metto la SMG per terra per andare a vedere che è più piccolo. Metto pure io per andare a vedere che è più piccolo. Lo so, bro. Ho visto, no? Vabbè, mo non sono morto. Tanto mo morirò sicuramente, vici, eh. Perché questi qua già mi hanno ferito loro, i compagni miei stessi mi hanno ferito. Che ci tappiamo di ciletta là da rete, capito? Acca, bravo, infatti non hai sparato a loro. Ma Ciccio è morto, raga, dalla GoPro. Facciamo? Guardiamo in faccia, se chi si finisce dietro là. Ma pure gli elicotteri, un elicottero. Mi sono tutti i coglioni, eh. Che facciamo? Guarda l'elicottero. Dietro di noi. Come sta andando? È basso, non è una notizia. Sta tornando. Che facciamo? Sto con la pistola. Allora. Devo prendere un'altra arma. Non posso prendere la M4 e sparo non a raffica, ma tipo 2-3 colpi. Chi è questo ragazzo della pompa, raga?
posso prendermi dal negozio e sparare due o tre colpi. Questo, io questo me lo inculo. Ho detto pure, infatti. Oh, fermatevi. Fermatevi, fermatevi, fermatevi. Tutti, l'azione fa finì. Lo so, perché è entrato uno. Cioè, qualcuno ha raminato una persona, non so chi. Io sono l'unico medico e io non ho fatto niente. Si è rianimato da solo. Scusate, ragazzi. Chi ha detto sono tre ore che siete fermi, quando da tre ore che dobbiamo finire la fine di tenore? Vabbè, è finita? Finita sì, direi. Sì, perché un criminale era in giro e anche stato in giro. Allora, criminale, iniziamo con restare il primo criminale, no? Questo? Un attimo solo. Non preme mai il piccolino, non mi pare. Ok, ok. Ok, uno è andato. Carlo, mi lascio rispettare. Non me li fottere, ok? Ma non è un fatto di fottere. La medaglia di vita che stai facendo? Quello è proprio. Stiamo a piede, c'è. Il criminale. Sì, ma con questo cartolare non è un ditemi lei. Aspetta un attimo, aspettate un attimo, medico. Un attimo. Grazie medico. Ancora no. Ah, grazie. Lo sappiamo. Un attimo, lo alziamo pure a lui. Ah, grazie signor medico, grazie. Quanto li devo? Sì, sì. Dai, questo qua ve lo punto. Facciamo prima questo. Io c'ho la moto, non è che li posso caricare. Lo punto io. Oh,
po' di me devi dire ma ammanettato come cazzo me la devo fare? Bella cosa, un bacino. Questa roba non la posso prendere. Non me la faccio. Volete che la riesca a prendere? Vediamo se riesco a prendere qualche cosa, capitano. Allora, admin. Certo. Faccio io, dimmi. Che noi non sequestriamo le armi, loro non le possono usare fino a appena scontata. Perfetto. È un macello da dare, di fare, di prendere, di fare, di lasciamo, però si tocca un'arma e bam. No, il primo che tocca un'arma prima della scarcerazione, ok? Si becca un warn per fail RP. Come se non è avessi. Come quelle armi e come se non l'avesse, ok? Ok, allora, quanti ne va? Uno sta dentro, ne sono due, questo non pensa. Non c'è un problema. Dovrei andare per un altro veicolo, annaccia. No, no, nessuno, se eravamo solo in tre. Ma vediamo come portarmi il terzo. Devo andare a prendere un'altra macchina? Ora si le fame. No, no, vabbè, la pezza lì. Vabbè, se vuoi te lo do io, 50.000 per quello. L'arteria era solo per sapere. Vado un attimo da... Ragazzi, mi sa che non... Questa. Comunque due non c'hanno il porto d'armi. Quindi dopo vengo a rivendere la moto? Allora, una macchina per uno, macchina per ok. Sì. Ragazzi, si è buttata la ruota. Secondo la 50 che non è da buttare, no? No. Facciamo il cambio? Ma che cazzo vuoi fare? Vabbè, morì. Uomo di imprigione. Hai Najmi stava. Signor. Mamma mia, tante parole sto bellissimo. Cicci, stai andando ai Mirici, se ne aiutai in Napoli, sì. Mi assicurava i pisci. E veramente, sto facendo prendere il gioco. No, dove andare qua? Ecco, stai in Napoli. I Nagi caricati in da macchina, mi sa che non lo posso mettere in da macchina. Pizza. Il signore vuole l'avvocato.
Io non l'ho caricato e non l'ho caricato in macchina, ti devo far caricare, ti devo uscire che l'hai caricato. Ma vi troviamo, se ti faccio uscire. Guarda, non rispondi, ti prego, di ufficio. Oh, ragazzi, sta... Tira fuori, metti le manette, scorti il personaggio, fai uscire. No, ti smetto là, mica qua. Dai. Dai. Sciaghita è morta. Si è smanettato. Ma... Oh, che palle! Ho chiuso la scena. È chiusa, mi raccomando. Sì, sì. La posso aprire in qualche modo? No. Che cazzo di agno fa? Vabbè, quindi la meno che leviamo la radio, che la levo? La radio la levo? Non è scritto in grande, dici? Ah? Anzi, qua non è neanche il porto d'armi, non va a darmi, non va a più. Chi è il quarto argente che sta fuori? No, mi sto sbagliando. Sentendo tutti quello che dico? Sì, sì. Allora, per motivi di comodità vostra, perché nostra, non vi toglieremo nulla, né radio né telefono. Se usate radio e telefono mentre siete nel periodo di emissione, e bandi un giorno, perché poi quindi non usate niente, né telefoni né radio. Vi fate la vostra cassa di distribuzione e poi andate a scrivere. Ok? Ma non ci ha fatto danni? Ti ha fatto danni perché... Ah, che non l'ha avuto più. Problemi loro, noi gli diamo quattro armi da fuoco abusivo, poi... Allora... Voglio un avvocato. Abbiamo chiesto l'avvocato, non è pure, non è colpa nostra. Che è scritto in grande. Poi facciamo anche le altre cose lì, perché stiamo entrando le armi. Bene, lo devo fare le cose come stanno, si devo levare. Non sto dicendo quello, però se ti ritivano comunque letti. Ah, ok, allora signore, lei è stato chiesto. Vai dentro. Non sono di arresto, addirittura un avvocato che non può permettere di venire a farmi un avvocato di... Ok.
questo momento il tiro è stato completato contro il tribunale, ha prendito i diritti. Perfetto. Avvocato del tribunale che ci attacchiamo. Ho smesso di dare anche l'altro. Al bianco. Come stai, Diego? Mi raccomando, stiamo facendo forza nulla per il nostro, se no questo è quello che si bene infame che merda. T'ho detto che sei chiuso all'interno della tua cella, forza. Oi, cappelletto nero. Quanto gli hai dato? Azzurro fame. No, 20 mesi e tutto. Azzurro fame. Salve. Ok. A posto. 30.000 di vita. Raga, ma chi è che rianima? Non lo so. Quel poliziotto si rianima, perché se stanno i medici non possono farlo. Non l'ho messo in Discord. E non è, capisci a me. Paura. Ci sei? Sì. Se ti prendi l'altra roba ce la portiamo a casa. Va bene. Con il mezzo che hanno usato per la rapina che facciamo? Chiamiamo il sequestro? Sequestro. Va benissimo il sequestro. Voglio dire proprio a chi ero in estate. Veicolo Andrew Montana. Arrivo alla Almeria, allora. Andrew Montana.
l'ID di Discord non c'è, fra, devi... Vai sui server di GTA, cerca Vanity 3.0 e c'è il Discord, fra. Non ho fatto richiesta per metterlo nella stream. Aspetta un attimo, subito arrivo. Cioè, sei tu andato all'armeria? Vieni qua. Medici. Medici.
No, io sono nudo. Guarda, sono qua per me. Ok. Ha capito. Gli schiappa chi là che fa lì da polizia. Diceva, no, mi ha fatto ora, sto mi sparato in decos. Hai capito? Che bastardo. Perché se non spostavo la motocicletta da rilasciare non mi piaceva. La cappina di mina la motocicletta va a spostare, poi mi spara una coppa di sto facendo di scemo, state sparando a me, dillo, ma perché cazzo non morire? Mo sto cercando a Ciccio perché è diventato medico, che mi serve per una band, ma non riesco a trovare. Non ho visto, sono caso solo io. No, è stato in polizia a tende, sentono se parlo. Ah, uso solo per loro. A di sei cose, c'è stata solo un coppa la motocicletta, che coloro non mi trovo. Ma che la scuola guida, se sai che figlio di puttana. Non si catta in mano, come sto dicendo. Salve. Salve, dica. Signore, mi sente? Signore, mi sente? Aspetta. Caro, mi senti? Hai problemini alle corde, compa. Presenta se sei parla con me. Ora sì, dica tutto. Mi senti, signore? Sì, dimmi tutto. Mi senti? Mannaggia la Madonna. Mi senti? Ehi, mi senti o no? Mi sente? Sì, ti sento. Sì. Mi sente, signore? Ehi. Può parlare? Io sto parlando. Può parlare? No, prova a parlare, prima non sentivo perché avevo il microfono. Adesso? Prova a parlare tu vuole. Sto parlando, aspetta. Signore, mi sente? Ma mi senti tu? Mi senti? Lei è un comandante? No, sono un tenente, ma mi senti? Zitto, ma
Ma mi senti? Sono un tenente, mi senti? Ma che è? Non mi sentito? Signore... Lei che grado è? Se io non posso chiedere. Io? Raga, mi sentite o no? Io sì. Oh, sono il tenente, che è successo? Una... Silenzio! Come si chiama? Io sono il tenente. Perfetto, un suo sergente ha manettato un mio amico e ci ha perquisiti senza permesso. Ma sta quello ancora più alto di me di grado, con loro la pigliano con me. Come? Dice che è un tenente. Impossibile, io sono tenente, te la devi prendere con l'altro, io sto in moto, sto da solo. Quello là era un sergente. E sapete il nome di questo sergente? Sapete il nome del ragazzo? Era calato. Fai un saltino tu che stai. Vado a fare un giro e te faccio un richiamo. Beh, fammi sentire che ti ha fatto, fammi sentire. Era uno pelato, l'ha ammanettato perché per sbaglio gli ha tirato un pugno il mio amico. Poi l'ha perquisito. Vabbè, sì, fratello. Poi l'ha perquisito. Ma è stato in città, in centrale? Dove è stato questo luogo? In centrale, mi sa che mo è uscito perché si gli è bloccato tutto. Lo facciamo così. Io sto in bodycam, ok? Certo. Passa fra 10-15 minuti in centrale. Vediamo se rientra, cioè se ritorna in centrale. E gli facciamo una bella cazziata. Vediamo un po' se c'è anche l'altro ragazzo. Allora, vediamo un po', ok? Aveva ammanettato il mio amico perché io gli ho tirato un pugno. Dopo che gli ha chiesto scusa che gli date il cazzotto, sì. Gli ha chiesto almeno scusa per il cazzotto. Sì, ha detto scusa, ma lui subito l'ha manettato. No, assolutamente non è così, raga. Sì, signor, poi lo voleva smanettare. Poi lo voleva smanettare, però gli si era bloccato. E invece di smettere ha detto, vabbè, ti per cui... no, per sbaglio... Aspetta. No, ma troppi sbagli. Ma una vocetta da bambino c'ha? Chi? Questo qua che ti ha fatto questo? È pelato, leggermente, sì, con una voce leggermente bianca. Ed è un sergente. Mo vediamo un po', in radio non c'è nessuno, quindi... Aveva il cappello. Ah, forse può darsi che è uno del... Sì, mo vediamo comunque chi è, non ti preoccupa. Tanto le manette si possono prendere al negozio. Vabbè, comunque, raga, fatevi i bravi, non date cazzotti, mi raccomando. No, perché io volevo... Guardate arrestati dei miei amici. Volevo vedere se si può tipo se fare una visita per incontrare. Amici? Chi amici? Scusa? Che è successo? Fammi capire. Non lo so, ho saputo che sono stati arrestati, però voglio capire il perché. Boh, io non lo so, raga. Io sto cercando un medico e non lo trovo. Il tizio aspetta un attimo, le braccia che tipo da qua e da lì a un pochino di sotto erano invisibili. Poi aveva la maglietta strappata. Ah, sì, la maglietta strappata alle ginocchia. Ma siete sicuri che è un poliziotto? Sì, ha manettato le persone, ha perquisito. Poi pure a me ha perquisito, cioè Ma raga, mo faccio un'indagine, datemi i documenti vostri gentilmente se potete. Sì, mi chiamo di con lawyer. No, i documenti proprio, dammi proprio i documenti, dai, che li segno in mente mia, tanto con la body tranquillo. Tanto con gli occhietti dopo mi riprendi i documenti tramite là. Già è successo pure un'altra volta che credo che è stato sempre lui. Soltanto che c'aveva gli occhiali all'indietro, è venuto da me che io stavo lavorando al concessionario. Ma sei uno del concessionario, sei? No, lavoravo, mi hanno poliziotto per quello che ti è successo. Ti ha rilasciato, ok, però aspetta. Sto parlando con il tenente. Allora, allontanati. Ok, mi sono arrivati Marcus Love. Vabbè, non lo so pronunciare, Marcus e poi mi sono arrivati anche esatto. Allora, in pratica, vabbè, sto qua era sergente perché poi a me pure mi ha perquisito, c'è scritto sei stato perquisito. Vabbè, è una cosa che non si potrebbe, ok. Ma lo sai che lui senza un mandato di perquisizione non ti poteva perquisire? Lo so, ma infatti io ho detto, puoi chiamare il tuo comandante un attimo che devo parlare con il comandante. E questa cosa io ho visto in anonimo, anche se non si possono vedere, ho visto c'è qualcuno in centrale, avevo capito il garage centrale. C'è qualcuno in centrale, devo chiedere la cosa del mio amico. E poi ho visto il mio amico. Aspetta. Poi ho visto il mio amico che era stato ammanettato così. Vabbè, posso guardare un po' in giro chi è e ti chiedo scusa io dal parte. Al concessionario, stavo lavorando, ora mi hanno licenziato. È arrivato uno tipo vestito uguale, pelato, con gli occhiali all'indietro, e un altro, no?
con la cinofila, giubbotti antiproiettili, manco fosse tipo come erano vestiti però senza cappello, tipo con la cinofila, fucile in mano, uno in fucile in mano, l'altro non aveva nulla. Sono arrivati, signore, mandato, signore, dobbiamo perquisire, dobbiamo vedere tutto. Ho detto, ce l'hai un mandato? Silenzio, sto parlando col tenente. Compriglielo, lui ce l'ha il tutto tardi. Allora, silenzio, sì, ma silenzio, che sto parlando il tenente, zitto. Allora, ti stavo dicendo. Sono arrivati tutti e due. Mamma te! Che? Vieni qua, voglio, vieni, vieni! Chi? I medici. Quello con i capelli. Quello con i capelli ha detto stai sbagliando a quello. Quello medico, aspetta un attimo, medico. Diceva lascia stare. Ok. Poi hanno detto, per così gliel'ho detto, ce l'hai mandato al comandante. Muti. E poi quello con i capelli ha detto non lo puoi fare, vedi, non lo puoi fare, e poi se ne sono andati. Dico, ma le sembra veloce entrare. Allora, facciamo così, ascoltami, facciamo un attimo così. Passa, o più stasera che io dopo non ci sto, capito, perché ho problemi miei. Allora fai una cosa, io ho la bodycam accesa, tutto quello che mi hai detto la prendo come registrazione e testimonianza, ok? Quando li becchiamo tutti quanti in centrale faccio un bel disco. È stato ammanettato. Ah, ok, vabbè, allora tu mi hai dato i documenti, mi hai spiegato tutto, io ho la bodycam che ha registrato tutto quello che hai detto. Dammi pure i documenti tuoi. Anche io ce l'ho, caro. Ok. No, io dico c'ho la copia di tutta l'azione che c'è, di tutto quello che c'è. Va bene, allora facciamo così, raga. Dimmi pure tu, dimmi. Fermo. L'azione è stata annullata da un angelo, quindi lasciate stare. Ah. Oh, bello, raga. Ma è l'azione di prima, quella della rapina, scusatemi. No. Un'altra, ma molto prima state per allora, raga. No, ora è successo. No, dopo. Fermatevi un attimo, ragazzi. Scusate un attimo, mo ci sto capendo un cazzo io. Sata di. No, ok, però è per capirci. È quella della pompa di benzina, la Groove. No, ok. Mi stavano per arrestare ora, però mi hanno lasciato. Va bene. No, perché a me mi hanno pure sparato in dei cosci i colleghi miei, te dico solo che. Sono stato pure io a sparati. No, mi ha sparato un collega, fidati. Okay. A me no, ma a me mi è piaciuto proprio poliziotto a coppa detto, lasciamo sta. Medico, scusate, mi servirebbe una bendina. Ce l'ho io se vuoi. No. A brandire sordo, ma serve una band, ma ci fatto male. Proprio al non letto, andiamo a comprare la pistola. Ma? No. Medico, quanto ti devo dare? Te l'ho dato io, lascia perdere. Medico, quanto ti devo dare? Te l'ho data io. Sì, ok, ho capito, ma il medico comunque mi ha dato prima una cosa. Vincenzo! Fammi un attimo la fattura. Fammi un attimo la fattura. Cosa? Va buona. Hanno cambiato radio, ti dico solo questo. Cioè, i poliziotti mi hanno cambiato la radio, io non so in che radio stanno. Se mi succede a me qualcosa, io non so a chi ci chiama. No. Io sto in Radio 20. Io già sto in Radio 20. Ma se succede qualcosa, te lo giuro che se stasera succede qualche cosa, mi incazzo. No, perché se sei poliziotto mi hanno sparato in dei cosci una bomba di benzina, capi? Va buona. Ho sbagliato pure tu, io ci sbagliato. Perché quando sei in azione devi dire che. Fra, ma chi lo muove 10 metri se vi è killato, tu mi vedi con un pingo pallino in coppo GPS. No, ci seguono, fra. E vi tu, puoi essere pure che se ne veri. Va buona, fa niente, ci vorremmo, vai. Grazie, vai giù. Check radio.
Check. Ragazzi, mi serve uno che sale con me di poliziotto nella macchina della polizia. Io tra poco dovrei chiudere gli occhietti. Tra poco devo chiudere gli occhietti. C'è un Apollo al 200. Da sequestrare. Bello, accosta un attimo. No, da sequestrare, gli sto andando dietro. Accosta. Ah, fermati un attimo, dammi un attimo i documenti. I documenti? Sì, sì, dammi un attimo i tuoi documenti, forza. Ok, ok, vero. Che documenti? Uno? Dammi la patente. Patente, ok. Ok, ok. Ok. Carlo Escobar, la macchina è tua? Sì, sì, è mia. Posso controllare? Sì, sì. Ok, scendere. No, no, no. Devo scendere? No. Okay, ok, controllata. Te devo fare una multa, lo sai? Va bene. Ma perché hai sgommato e hai fatto in versione. Ho fatto finta di non vederti, va? Diciamo così, facciamo solo quella per inversione, va? Quell'altra la te faccio. Però, shh. Ok, ok. Grazie. Giusto perché non c'ho testa di andarvi dietro, quella. Interazioni, monolicenze, fai un verbale. Aspetta, con bagaglio, trova. Annaggia, chi dà mule? Le multe dove stanno qua? Relazione del traffico. Aspetta che la devo trovare però. Sì, sì. Tranquillo, l'ho trovata, eccola qua. Eccoti qua. Ti è arrivata, caro? Vediamo. Tanto è piccola, non è assai. Ora pago. Tranquillo, basta che ti è arrivata, poi quando la paghi, paghi, ok? Pagato. Ok, vai più piano però, mi raccomando. La Golf è tutta a posto. Ok, arrivederci. Vai, vai. Ancora che sgum. Oh, che bello. Vuoi salire in macchina? Io devo chiudere gli occhietti, se quello che hai detto che devo chiudere gli occhietti, stavo andando a dormire proprio, cioè sono stanco. Ma oh! Ma che stai solo tu mo? Infatti stavo cercando uno per salire. Ho capito bro, ma non c'è nessuno, ma. Ma prima se avete cambiato radio, mi stava succedendo un casino, dove cazzo devo andare? La prossima volta, dimmelo dove cazzo andate. Vabbè, comunque se hai bisogno chiamami pure a me, non ti preoccupare. Io il pomeriggio e la sera ci sto quasi sempre, ok? No, mi dai il tuo numero del telefono qua in città. Aspetta, mo tutto mo, aspetta dai. Tu sei Gigi, giusto? No, no, sono Franco. Sono Riga, sono il tenente, aspetta un attimo. Allora, aspetta, porca putt... Ma come cazzo, sapete il numero di... Non lo so come siete. Allora è 555. Aspetta che cosa sono 305. Allora 35 la gerata 55062. Allora 555 55062. 55 oh 555 55062. Tenente Franco. Prova, ce l'hai i minuti sulla scheda, sì? Prova un secondo.
Che ne so, vedi, mi spara pure, te trovi. Già mi avete sparato prima la pompa, mo. Oh, facciamo una cosa, se sì, facciamo prima, va. Aspetta che lo devo salvare. Sì. Allora il mio numero è 555. Aspetta, 555. Aspetta, 555 64 273. Ok, da provo a chiamare. Vedi se te suona. Ok, rifiuto, questo è il numero mio apposta. Ok, mo lo salvo. Come ti chiami? Oh, come ti chiami, Riccardo? Oh, sei Riccardo, sei? Sei Riccardo? Buonia, eccola, sono morto. Guarda che fa. Ah, che cramba lo stomaco, ma che è? Che mal di panza che c'ho, dottore, che mi hai fatto qualche suppostina? Ma perché non vi sento? Ai 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 ai, che cramba lo stomaco. Ma mi senti? No. Mi senti? Beh, vabbè. Mi senti, caro? Ehi, un telefono. Dimmi. Non ti sento. Ma come non mi senti? Come non mi senti? Ehi, mi senti? Solo via radio. È un problema. È un problemino della TRTT. Comunque, vabbè, io chiudo gli occhietti, dai, ciao bello. Ciao. Trancio di pizza.